Ingegnere Fabio Scionti, lei ha enunciato i principi su cui muoverà la sua azione nella campagna elettorale e poi in un futuro politico come sindaco. Ma Tauria Nova da dove deve iniziare e quali sono gli obiettivi da raggiungere? Secondo me, come ho già detto più volte, il primo passaggio è un cambio culturale nell'approccio alla politica. Questo, almeno per questi mesi, è quello che sarà il mio sforzo. La seconda cosa è quello del programma partecipato, capire bene le esigenze delle persone. Io girerò tutti i quartieri della città di Tauria Nova, che conosco bene. Io conosco bene il mio territorio proprio perché sono cresciuto tra virgolette tra le strade, e quindi qualsiasi esigenza io non ci sarà e qualsiasi esigenza i cittadini proporranno, noi la svilupperemo per arrivare prima della fine della campagna elettorale ad un programma ben definito, ma ripeto, che viene dal basso, bottom up. La prima emergenza che questo paese dovrà affrontare, che lei dovrà affrontare eventualmente sarà eletto, qual è? Decoro urbano, scuole, sistemazione dissesto idrogeologico, sono tanti i temi che noi dobbiamo affrontare, però torno sempre indietro, è nell'approccio alla politica, quindi anche nella fase del fare poi sarà il modo a cui lo faremo, quindi non è, come ho detto, la ricerca di finanziamenti per avere il titolo che già abbiamo ottenuto, no, è cominciare a far fruttare già quello che c'è, quindi sono tante le cose che abbiamo in testa e che ho in testa, partendo, ripeto, dalle scuole, dai giovani, come ho detto prima, dai più bisognosi, insomma, ora direi tantissime cose e escluderei altri. Tauria Nova ha bisogno, forse lo posso dire, di tutto. E alle polemiche che si sono scatenate alla sua candidatura l'altro ieri, soprattutto sui giornali, cosa diciamo? Problemi nella coalizione, li rispediamo al mittente oppure c'è qualcosa? Io ho un grosso difetto, leggo poco i giornali, ma non perché non meritano di essere letti, perché quando finisco la mia cosa, poi c'è il lavoro che mi accompagna durante la giornata. Non so se ci sono state delle polemiche sulla coalizione, però ripeto, ci sono anche i partiti che risponderanno. Io oggi ho spiegato il motivo, il perché di questa scelta, e a questo mi rifarò. Allora, avvocato Mamone, capolista, futuro capolista della lista a testa alta, un movimento che entra nella coalizione di centrosinistra e sostiene Fabio Scionti. Il movimento a testa alta e soprattutto l'avvocato Mamone, quale contributo può dare a questa nuova Tauria Nova? Un contributo di idee che sono, nel corso dei giorni lo si è compreso, esattamente collimanti con quelle che sta esprimendo l'ingegner Fabio Scionti. Ci troviamo perfettamente in sintonia sulle esigenze, soprattutto culturali, di dare una svolta a Tauria Nova, di far sì che si esca dalla situazione gravissima di pregiudizio che grava ormai da troppi anni su questa città. È necessario che i cittadini capiscano che debbano essere artefici del proprio destino. Nel corso di questa mattinata, sentendo parlare l'ingegnere Scionti, pensavo, sono le stesse cose che penso, sono le stesse cose che al suo posto avrei detto io, e quindi questa è una situazione molto molto bella, dove ci si trova specularmente a vivere la stessa esperienza, sapendo di condividere gli stessi obiettivi. A testa alta vuole andare sempre fino in fondo, a testa alta, perché troppe volte i taurianovesi hanno chinato la testa, hanno fatto spallucce, hanno fatto finta di non vedere, di non capire, e hanno votato male, e troppe volte, a seguito di non aver avuto il coraggio di andare a testa alta, ci sono stati i commissariamenti. A testa alta non è tanto uno slogan, ma deve essere un modo di improntare una nuova forma di esperienza politica che si poggia sulla medesima visione del modo di amministrare che ha espresso l'ingegnere Scionti. Nel corso degli interventi c'è stato uno che mi ha particolarmente colpito, quello dell'avvocato Maria Stella Morabito, che auspicava che Tauria Nova tornasse ad avere i fiori nelle aiuole, ma io credo che l'aiuola, che oggi è diventato un prato incolto e pieno di erbacce, sia proprio l'aula del Consiglio Comunale. Trasformiamolo in aiuola e che all'interno vadano, con il voto dei taurianovesi, capaci di scegliere a testa alta,
vadano a germogliare dei nuovi fiori, i fiori di una nuova politica, i fiori del futuro di Tauria Nova, un futuro che sia roseo, un futuro che sia prospero, un futuro che cancelli per sempre definitivamente l'onta dei commissariamenti per il pericolo del condizionamento delle 'ndrine sull'attività degli amministratori.